Benvenuti nel quarto best of di Space Valley. Vi giuro che non lo so come sono finito vestito da bacon o incollato a una parete, o come io abbia assunto le personalità di El Beck e Enrico Berto di Spagna. Io volevo soltanto assaggiare quello che c'era sul tavolo perché sono goloso. Ad ogni modo, questo è il protagonismo di Nick, che sono io. Buon San Valentino! Space Valley Best Of! Bravissimo, bravissimo. Bravo. Pazzesco, pazzesco, bravo. Pazzesco. Penso che tu abbia anche beccato la telecamera. Bravo, grazie. Nick. Grazie, grazie. Grande. Mi hai colpito. Nick, ti togli dai coi. Nick, vai, puoi via. Uscire. Vai via, Cupido. Buon compleanno, Nicola! Buon compleanno, Nick! Buon compleanno! Con la tua principessa preferita! Dai, Nick! Oddio, Nick! In tutto il suo splendore! No. Che bel pigiamino! Vai, vai, fai un giro tondo, dai, fatti vedere un po'. Per lo show, Nick! Si fa vedere, Nick! Bravo, Nick! Bravo, Nick! No, non sto andando! Ma tu non via! Devo premere! Ma devo premere! Ma allora, ma adesso vieni te in mezzo, vieni te in mezzo, ti tiro lo schiaffo, Cesare, io ti misuro. Allora, ma non potevamo partire dalla chiappa di tonno? Perché era facile, dobbiamo partire. Ecco, Nicolas. Un applauso. Bellissimo. Ecco, Nicolas che prende un guanto. Non si può toccare latte senza guanto. No, non importa. Vecchio. Ah, tu lo sai fare. C'è il delirio. Le sottomarche sono più buone? È buono con le sottomarche? Oh. Adesso sono. Oh. Vabbè. Sembri un bambino nella mensa delle elementari che ha appena mangiato la pappa al pomodoro. Anche voi, cretini. Abbiamo davanti la frutta delle. Non riesco a star serio. A me sembra un comunissimo gianduiotto. Molto un ticcio e poco cioccolatoso. Fammi sentire. No, vabbè, ma Cupinic, dai, già. Cupinic, tu non devi lasciarmi mangiare anche Cupinic. Come no? Tutto bene, Nick? Ti sei fatto male? Lo scotch è tritto la caduta. Ecco, il corso è arrivato. È più. Pesi la palla, è immenso. Con cautela, per favore, divino. Fa anche degli esami con quella mano. Un grande applauso per la Cesarinic. Io avrei detto Cesarinic. Sembra più un pizzaiolo. Con grande professione, Nick. Mi raccomando, con grande professionalità. Cosa sta facendo? Perché mi deve fare sempre queste gag? Perché fa usare la conosce? Dagli un bel pezzo. Dai, io con le mie. Questo è il classico. Vieni, guarda questo. No, ma che matematico è quello? Guarda quanto è succoso. Tenete sto bagaglio. Telespettatori, fateci caso. Allora, metti via quel coso. Vedete? Vedete? Lui inizialmente si lamenta. Tirami su. È tiranno? È un onore per voi averlo qui. È bello. Ma cos'è sta roba? No. Dobbiamo continuare. Non faccio vedere le mie chiappe così. Il pubblico a casa vuole capire se El Beck è degno di essere chiamato tale. È mitologico, eh? Si tiri un pochino su che è dietro al microfono. El Beck comunque ha un palato incredibile. È buonissimo. Liebe Nick, wenig es am wenigsten wir viene. Non lo so, la cotoletta è buona. Den dann bauch. È troppo lungo. Vai am meisten. Vai in francese. Mi ame quando meno smeretto. No, questo è italiano. Quando meno preciso. Abbiamo la tazza di Space Valley adesso. La Space Tazza. Eccola lì. Ma non è finita qui. No, la puoi riempire. Alteri il peso. Se la riempi, alteri il peso. Non ci avevo pensato. Maestro, grazie. Maestro, può uscire. Non ci avevi pensato. Maestro, assaggiamo il. Un pancake con già dentro la marmellata e il succo topping. Di tutto. Quindi, se telefonando, dillo, se telefonando potessi dirgli addio. Esatto, lo farei. Quindi buonissimo. Dai, scheda. Si può cucinare in un colpo solo? Sì! Ma no, che c'entri? Enrico Berto? Lui non puoi si chiamerà Enrico Berto che viene da Enrico Berto. Grande mago.
Pesi questo cactus scopino. Pesi. Scusate se vi interrompo, ma c'è un dito di Kupinink da ciucciare. No, non lo voglio fare. Kupinink, vai fino in fondo, Kupinink. Vai. Lì. Cesare. Che schifo. Gli hai leccato il dito. Maestro, Enrico Berto, prenda lo scopetto. Non credo si ricordi più cosa deve fare. Enrico Berto, prenda lo scopetto. Esatto. Se lo ficchi in c***o, Enrico Berto. No. Però. Ma basta. Gli si sta staccando il boss. Ma non sa neanche cos'è. La mia maglietta. Non sa neanche che cos'è. È un grembiule da cucina. Bellissimo. Ma tu non cucini, Nicola. Ma io cucino sempre. Arrivate le pizze? Perché sei venuto Veneto adesso? Che buono! Le pizze! Che buono! Mi hai colpito con la palla! Scusa. Ha vinto Nicola! Grande Nick! Ce l'avamo dato due volte! Vai a festeggiare! Come fa a vincere ogni volta senza giocare? E niente. Grazie. Scena, grazie. Il mio premio. Nick la tisana. Questo è il mio premio. La tisana, Nick. Nicolas, cos'è che hai detto prima vedendo questa confezione? Ma non si può dire. Dillo. Dai. Ho detto che sembra una scatola di preservativi. È vero, però. Vabbè, fai un annuncio alla Lavazza. Vendete capsule e preservativi insieme. No, dei profilattici al caffè. Molto bravo, anche molto scenico. Bravo Enrico. Cosa sta facendo? Lo vedo la testa. Sbregiz, a quanti numeri siamo? Siamo al 17. Ma vaffanculo. Terzo cioccolatino, giù. No, Ricky. Ma questa scena. Oh, questo è buono. Si può. Questo è veramente cremoso, ragazzi. L'oggetto, Enrico. L'oggetto, signor Rigoberto. È l'oggetto stesso. Attenzione. Enrico Berto. Ah, 70 kg di Enrico Berto. Professa un 70 kg. Tu una volta non ti sei ubriacato e ti sei svegliato a Ibiza. No. A Venezia. Non fai mai far nulla. Com'è possibile che ti abbiano ficcato dentro un lumacone vestito da principessa? Dove avete trovato una lumaca gonfiabile? La bianca neve. Il vestito perfetto. Veramente. Oggi un applauso a tutti. Si è superato. Basta Nick, basta. Oddio, Kupinik è l'arcangelo Gabriele. Perché cos'ha? Ha una spada e un elmo. Come una spada e un elmo? Burini, è arrivata la vostra pizza. Ma continui a colpirmi. Ma è l'assassino. Non rompere la scatola che ci serve. Qualcuno lo fa andare via. Torna al forno. Ma cosa sta facendo? Torna al forno. Vai via. Angevaliti, Gigi. Enrico Bert. Dove c***o è? È lento, viene dalla France. Quindi abbiamo un Enrico Bert che pesa 60 kg perché ha mangiato e quindi quelle... Ma scusate, ma allora il peso che viene fuori è l'orso più 900 grammi di cibo nella pancia di Enrico Bert. Sì, dobbiamo togliere. Dobbiamo togliere il pasto di Enrico Bert. Enrico Bert ha mandato la p***a. Ma perché? Ho mangiato 2 kg di farro. Risorti. Ma cosa successo? Adesso che cosa? No, vedrete la forma del nuovo Kupinik solo a fine match. Signore e signori, il back. Nicolas, grazie. Il back. Tra l'altro abbiamo un green screen e Nicolas è vestito di verde. Ah. Il back. Aia. Il back. Non puoi ridere, Enrico Berto. Enrico Berto sta ridendo. Enrico Berto, per favore, sali sulla bilancia, forse il braccio. Sali sulla c***a di bilancia! Mi piace, Nick? Mi piace. Ma vuoi a casa, Nick? Puoi anche uscire adesso. No, dai. Dovremmo fare un video. Ma volevo vedere. Vai. Joe Bastiani. Potrebbe essere stato Joe. È il segnale, Nick! Nick, entra! Sbustalo! Nick! Non lo liberi! Sbustalo. No, sta scherzando! Sta morendo! Ma io sto morendo perché tu mi stai picchiando! Aia! Vieni fuori! È il compleanno di Nicolas oggi! Auguri, Nick! Esce tra un sacco il video, ma oggi nella realtà è il compleanno di Nicolas. Tienila tutta, tieni! Vai! Ehi! Goloso! Adotta! Vieni, goloso! Me l'ha lasciata di nuovo in mano! Mangiamo! Devi fare solo la riverenza,